Sono ufficialmente iniziati i lavori per la 12ª edizione del premio internazionale Semplicemente Donna, che recentemente anche ha rinnovato il comitato organizzatore. La manifestazione, da anni impegnata in un'attività di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione di genere, che avrà come presenting sponsor l'azienda Retina Menchetti, ha infatti già messo in calendario la cerimonia di premiazione per venerdì 22 novembre, in prossimità della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ad ospitarla per il sesto anno consecutivo il Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Per regolamento abbiamo rinnovato la giuria con una nuova presidente ed è stato rinnovato anche il comitato organizzatore, che, come prevedono molti regolamenti, dopo certa quantità di anni decade per poi essere rinnovato. Quindi questo è il primo step dove è stato presentato il programma dell'edizione 2024 con tutti quelli che saranno poi gli appuntamenti e anche le situazioni di ordine collaterale. Anche questa nuova edizione avrà un nutrito programma di iniziative collaterali e incontri con gli istituti scolastici del territorio. I ragazzi reagiscono sempre bene quando viene proposta questa cosa, parlare, riflettere, perché poi ci prepariamo in classe. E è sicuramente molto apprezzata. Io soprattutto ho delle classi che sono soprattutto femminili e lo sentono moltissimo. Il prossimo 9 maggio, infine, la consegna delle borse di studio nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo. Sono sempre stata orgogliosa di come i nostri ragazzi hanno risposto agli stimoli dell'organizzazione, sia nelle mattinate in cui vengono le premiate a scuola e sicuramente anche per il premio delle borse di studio, perché tutte e due le scorse edizioni abbiamo avuto l'onore di arrivare in alto e questo ci riempie d'orgoglio non solo per il premio in sé, ma per il significato che è giunto ai ragazzi del messaggio che questa associazione così puntualmente e così dedicatamente trasmette alle nuove generazioni.